Veramente una grande giornata per noi albanesi, non solo per noi cattolici ma anche per i musulmani, questa visita del Santo Padre in Albania ieri. Ho visto che ci ha lasciati proprio con un sapore di pace, un sapore di gioia, gioia che si sente, si verifica in tutte le persone che si incontrano anche dopo questo incontro. Mi ha colpito molto la semplicità del Papa, quando ha scelto le parole, come si è rivolto alla gente, a un popolo che è multietnico, ma multireligioso, ha trovato una lingua che veniva capita da tutta la gente. Veramente un grande giorno. Quello che mi ha colpito di più è stato anche un momento quando ha ascoltato la testimonianza del sacerdote anziano sopravvissuto dal comunismo, e quando l'ha abbracciato si è commosso proprio sentendo e toccando questo sacerdote, un grande padre, un grande esempio per tutti noi. Bene, oramai dobbiamo riprenderci dalla stanchezza dell'organizzazione, però dobbiamo dire che vorrei dire grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuti. Io faccio parte anche dell'equipe organizzativa, ero responsabile per la parte economica. Realmente siamo riusciti a fare un'accoglienza completamente albanese, solo la gente, i poveri, la gente comune, le nostre imprese, insieme al governo, al municipio di Tirana, ci hanno permesso di accogliere il Papa, come tutti voi avete visto anche tramite le immagini. E oggi posso dire grazie a Dio, grazie ai benefattori, siamo anche senza debiti, non ci è lasciato neanche un debito questa visita. Quindi un'accoglienza fatta da tanta gente, anche dai poveri. Abbiamo cercato di essere molto sobri, non spendere molto e anche non indebitarci per cose esterne. Grazie ancora al Papa di questa visita, grazie a tutti i sostenitori, grazie a quelli che prenderanno anche il messaggio di pace che il Papa ci ha lasciato.